Ciao a tutti, qual è il modo migliore per dichiarare i propri sentimenti? Questo video per rispondere a Giacomo che mi segue su YouTube. Allora, il modo migliore per dichiarare i propri sentimenti è quello di non dichiararli, cioè nel senso che ci sono delle cose che vanno manifestate. Anche l'amore non va dichiarato. Dire ti amo ha un senso inutile. Cioè non ha senso, per diversi motivi, sia motivi logici sia motivi pratici. Il motivo logico è che ognuno vive l'amore a modo suo, non c'è un modo, se diciamo di dare una spiegazione della parola amore a 100 persone diverse, otterremmo 100 spiegazioni diverse. Quindi potrebbe essere utile, secondo la mia modalità, dire io penso di amarti, diciamo così. Ma poi dovrei spiegare qual è la mia modalità fondamentalmente, perché veramente sono situazioni in cui gli ancoraggi emozionali che abbiamo vissuto hanno un peso molto elevato. E poi non ha senso dichiararlo per un altro motivo, che è nel momento in cui tu dichiari una cosa da un punto di vista logico, l'altro interpreta qualcos'altro, perché l'altro assimilerà, diciamo, il suo concetto d'amore che magari è discrepante dal mio, per cui poi mi verrà a dire: no, tu menti, tu mi hai detto che mi amavi, invece non mi ami. Poi perché c'è una percezione completamente diversa, magari. Per cui dichiarare i sentimenti è sempre qualcosa di sbagliato, perché dà sempre luogo a fraintendimenti. Quello che bisogna fare è manifestare, analogicamente interagire con la persona, analogicamente vuol dire attraverso il comportamento. Non c'è bisogno che io dico a una persona, che ne so, voglio avere una relazione con te, se riesco a baciarla, portarmela a letto e uscirci in giro, per dire andare a fare le vacanze assieme, passare del tempo assieme. Che senso ha andare a dichiarare un qualcosa che è nei fatti? Noi non dobbiamo mai far assurgere, diciamo, a un livello logico, razionale, quello che è analogico e emotivo fondamentalmente, perché nel momento in cui cerchiamo di tradurlo a parole, facciamo perdere di significato e non raggiungiamo l'obiettivo, perché al limite innescheremo, ben che vada, innescheremo dei meccanismi di difesa nell'altra persona, per cui i sentimenti non vanno dichiarati. Dichiararli è il bacio della morte della seduzione, il canto del cigno della seduzione. Dobbiamo agire, dobbiamo interagire, per meglio dire, in modo tale che in modo analogico, subliminale, la parte logica meno sa meglio è, possiamo coinvolgere e raggiungere gli obiettivi senza mai dichiararli. L'unica dichiarazione, uno, se un giorno che vai a sposarti, allora lì devi dichiarare per forza perché firmi, ma a parte quello non va dichiarato nient'altro. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!